Tre consigli per vendere la tua casa durante una crisi immobiliare. La crisi immobiliare non è quando le case non si vendono, ma quando il potere di acquisto delle persone cambia e a sua volta cambiano anche i prezzi delle case e cambiano anche i tempi di vendita. Ho fatto anche un video dedicato al mercato immobiliare di fine 2023 e inizio 2024. Valla a vedere perché è molto importante capire il momento di mercato. Ascolta questo video fino alla fine perché ogni punto è fondamentale per trasformare una svendita in una grande vendita. Ah, una cosa, se segui questo video e non sei iscritto al canale, non va bene. Sia per te, perché iscrivendoti rimani aggiornata, aggiornato su tutti i contenuti gratuiti sulla compravendita immobiliare, a me conta tanto. È molto importante, oltre ad analizzare il mercato autoctono, quello italiano, in questo caso quello abruzzese, è importante analizzare anche il mercato estero, soprattutto quello americano e canadese. Perché? Perché anticipa il mercato europeo. Infatti, nell'ultimo anno in Canada i prezzi sono scesi del 4% e i tempi di vendita sono aumentati del 10%. Quindi vuol dire che i prezzi sono scesi e ci vuole più tempo per vendere un immobile. E questo è quello che sta arrivando qui. Quindi i prezzi inizieranno a cambiare e i tempi di vendita già da adesso si stanno allungando. Quindi il mio compito è darti consigli pratici, ovviamente che funzionino, per vivere al meglio la tua esperienza di vendita nel mercato immobiliare odierno. Quindi vendere al meglio e ovviamente minimizzando i tempi, ottenendo il massimo. Ma è possibile adesso? Ascoltami e lo scoprirai. Il primo punto che ripeto spesso nei miei video, ma ripetita Juvent, meglio così, ripetiamo perché è un concetto che deve entrarti in testa, perché è fondamentale, molto importante. E qual è? Non fare visite singole. E come faccio? Cioè, se uno mi chiama per un appuntamento, è meglio muoversi diversamente. E ti stai chiedendo come? Come hai visto anche in altri miei video, te li lascio comunque in descrizione, il metodo che usiamo noi si chiama Open House 2.0. Ma non è il classico open house dove metti un cartello, oggi possono entrare tutti senza appuntamento, si mettono delle bevande, il buffet, si fa una festa e poi la casa non si vende. Si chiama open house, ma io lo chiamerei evento di vendita. Dopo una campagna di marketing adeguata che spiego in altri video, le persone, chi sta cercando casa, si prenota, ovviamente dopo una selezione, si prenota per questo evento di vendita, che è in un giorno già fissato, riceve tutto il materiale inerente alla casa, una carta d'identità dell'immobile con tutti i documenti, le spese di acquisto e anche le informazioni specifiche per come fare un'offerta. E questo ti permette di avere più persone in un giorno solo, dove sul posto avranno già una scadenza per fare le offerte. E questo ti permette di mettere in concorrenza le persone, quindi chi è veramente interessato capisce il valore dell'immobile e quindi i tempi si accorciano e la trattativa diminuisce. Quindi si ottiene il massimo prezzo. Questo, oltre al fattore prezzo, ti permette comunque sia di rispettare la tua privacy, perché comunque tu hai una vita, hai un impegno, hai un lavoro, non è che vendi la tua casa come lavoro, e quindi questo ti permette di stare più tranquillo. In più, così facendo, non dai troppo potere all'acquirente, perché ovviamente con le visite singole l'acquirente ha molto più potere perché si sente, è solo, anche se gli dice che ci sono altre persone, ma è solo, quindi ha più potere di te. Invece l'open house pareggia un po' i poteri, come è giusto che sia. E quindi oggi è il metodo fondamentale, l'unico metodo per vendere la casa, ottenendo il massimo, nonostante cambi il momento di mercato. Andiamo al punto numero 2, ovvero un atteggiamento che hanno molte persone. Sperare in tante opportunità. E che vuol dire? Che molti dicono, vabbè, faccio questo open house, poi vediamo nel tempo, qualcuno si trova. Invece, così, sì, si va alla deriva, cioè la casa rischia di non essere venduta o svenduta, anche tanto. Bisogna puntare sulla novità, che è una cosa fondamentale per ottenere il massimo, perché chi cerca casa va, guarda le novità, perché poi man mano gli immobili che rimangono uguali allo stesso prezzo, senza nessun lavoro particolare, vanno nel dimenticatoio. E invece noi dobbiamo stare nella testa, negli occhi, nell'attenzione dei potenziali acquirenti per la tua casa. E come? Presentare la casa al meglio, sin dalle foto
e dai video, ma anche dall'open house, dal primo open house. Deve essere tutto perfetto già da subito, quindi se le mura si devono rimbiancare, fallo. Se c'è una vecchia perdita che ora è risolta, ma c'è una macchia, va coperta. La casa deve essere pulita, in ordine, sin dal primo open house, ma ancora prima dalle foto. Se c'è la possibilità di fare un intervento di home staging, facciamolo, perché quei piccoli ritocchi per i potenziali acquirenti sembrano montagne insormontabili. Perché se c'è una perdita che è stata risolta, ma la macchia c'è ancora, anche se l'acquirente si dice guarda, è questa perdita, ci sono anche le carte, è stata riparata ma c'è una macchia, nel suo inconscio che comunque l'acquirente ha sempre un po' di timore, anzi leviamo un po', ha tanto timore, quella macchia vuol dire cade la casa, c'è un grande intervento da fare, c'è da rifare il tetto, questa casa sta crollando, e allora si tirano indietro, perché poi spesso chi compra casa ha una lotta interiore, faccio questo passo oppure no, specialmente in questo momento di mercato. E quella macchia è una scusa per non fare quel passo. Quindi rendimento al massimo, quindi sistemare la casa, rimbiancarla, pulirla, levare le macchie vecchie se ci sono e presentarla nel migliore dei modi. La novità è quella che attira, ovviamente con un piano di marketing mirato. E ovviamente durante gli open house il proprietario non deve essere presente in casa, quindi solo l'agenzia e le persone che una alla volta entrano. L'ho già spiegato in altri video, ma si evitano tante cose che non sono piacevoli, quindi meglio così, si va più tranquilli e si ottiene il massimo. Punto numero 3, fornire agli acquirenti una giusta consulenza mutua e anche in tempi abbastanza abbordabili, perché poi capita che un acquirente ha le giuste referenze per prendere un mutuo, ma la banca non glielo dà, come è già successo. Quindi avere il giusto consulente che noi abbiamo, che in tempi veloci riesce a dare il mutuo ai potenziali acquirenti. Perché te lo sto dicendo a te che stai vendendo casa? Perché avere un acquirente che riesce a prendere un mutuo così velocemente, si evitano oltretutto proposte vincolate per mesi e mesi, e in più spiacevoli sorprese. Quindi scegliere l'acquirente è importante. Infatti il consulente finanziario viene con noi all'open house e si presenta alle persone, ci fa una breve chiacchierata e prima della scadenza per fare le offerte, se l'acquirente ovviamente è interessato, ci parla e si va subito al sodo. Questi sono una parte dei consigli utili, ci sarebbe tanto da dire, ho detto già in altri video, lo dirò anche in altri. Ma se stai vendendo casa a Pescara o zona limitrofe, questo è il metodo giusto. Quindi nel link nella bio trovi le testimonianze, anche video di chi ha venduto casa con me, le case vendute e tutte le informazioni riguardanti questo metodo e anche il form per lasciare i tuoi dati e essere ricontattato, oppure i contatti diretti, quindi contattami e scopri se copriamo anche la tua zona. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e un commento, anche per suggerire altri argomenti, io sarò contento di approfondire e risponderti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!